Mi sono dimenticato le chiavi. Ora dovrò aspettare Giulio ancora per un po' e continuare a montare qui sulle scale. Non vi scordate mai. Sto parlando perché non ho parole per commentare. Esatto. Colui che per due volte di seguito si dimentica le chiavi. Esattamente. Che fagiolino, ragazzi, non vi scordate le chiavi. Sono ritornati i tramonti qua dalla terrazza di Giulio, come avete visto. Ma anche oggi è nuvoloso. Oggi ho fatto tutta una tirata qui in studio da Giulio. Ho preferito far così perché tanto avevo comunque un sacco di cose da fare qui col computer, montare e vedere un po' di cose, quindi ho approfittato della disponibilità dello studio. In questo episodio ci faremo quindi una chiacchierata perché la giornata è praticamente finita qui. La situazione è questa: stanno per uscire gli episodi che mancano per recuperare il tempo tra la vita reale e la pubblicazione dell'episodio, ma nel frattempo si stanno muovendo tante cose intorno al progetto, quindi sono molto preso da tante cose, perché questa creazione non è semplicemente un girare, creare il video montandolo e pubblicarlo sui social. C'è anche tutto intorno una serie di dinamiche che per forza di cose sono da tenere sotto controllo e da gestire. Tipo il merchandising, perché ho deciso che voglio assolutamente avere la maglietta di Vita da Videomaker. Qualcuno di voi già me l'ha chiesta, quindi devo assolutamente accontentarlo. E poi mi devo fare l'adesivo pure io, perché non è concepibile questa cosa che al Ciringhito non ci sia uno sticker di Vita da Videomaker. Non è possibile, quindi bisogna rimediare. E io mi sono innamorato di questo colore. Questo, che cos'è? Rosso bordeaux, rosso scuro, non so nemmeno come definirlo. Mi piace da morire. Mi sono veramente innamorato di un colore nuovo. E io vorrei leggere la parola del giorno adesso, che è matassa. Insieme di fili avvolti a mano o con l'aspo, disposti ordinatamente in più giri uno sull'altro. Imbroglio, intrigo, confusione. Aiutami a sciogliere i nodi di questa intricata matassa. Che poi è il significato più comune, quella del nodo da sciogliere, no? Dei problemi da risolvere. In questo momento ho un bel po' di matasse da dover sciogliere. E infatti saranno giorni, e sono già stati giorni molto intensi, ma lo saranno anche questi a venire. Per altre cose magari, perché si evolvono, cioè le matasse cambiano forma. E le matasse ci saranno sempre, magari cambiano di dimensione. Ecco, in questi giorni le matasse sono consistenti, magari in altri giorni lo sono di meno, però sciogliere le matasse è un requisito fondamentale per vivere e vivere bene. Non riesco a capire perché ogni volta devo chiudere l'episodio con una morale. Non c'è una morale, non sempre c'è una morale. C'è qualcosa che si impara, questo sì, però nessuno vuole fare il moralista qui. Anche se è interessante riuscire a trovare sempre qualcosa appunto da cui imparare. Che non significa per forza dare un senso a qualsiasi cosa, ma avere avuto quel qualcosa in più. So questa cosa in più adesso. E basta, tutto qui. Ci vediamo domani con un episodio magari un po' più, anzi sicuramente, perché questa settimana sarà piena di cose, tranne oggi che è lunedì, che comunque è piena di cose, ma piena di cose da noiose da mostrare, tipo io davanti al computer. Quindi ci vediamo domani con un nuovo episodio. Vi accenno che sarà un episodio particolare, sarà un'intervista, si ritorna a un'idea studio. E quindi ci vediamo domani con un nuovo episodio di Vita da Videomaker. Io chiudo con la tazza YouMediaWeb. Ciao!